Infatti non ti ho manco chiamato con l'anonimo, ho detto no, no, la chiamo col mio numero e glielo faccio certo. credere. Mirko ci è cascato in pieno, quindi vuol dire che è Mirko davvero? L'imbecille. Che... oh, io sono troppo furba, sopra la norma. Bene. Io sono nonna Frociarola, ricordo però. Esatto, sei la nostra nonna Frociarola e quindi no, ogni tanto è giusto ricordare la presenza di Angela Castucci nelle nostre vite. E quindi questo grazie. Era un modo simpatico per renderti partecipe di questa... gogliardata della radio, guarda che batticone. Guarda. Sì, sì, comunque Mauriziano lo sistema perché lui è complice sicuramente. No, no, Mauriziano non sa niente, ha i provini di mio fratello, non sa neanche che l'ho chiamato, no, no. Ah, bene, bene. Guarda, io ti ringrazio di essere intervenuta così simpaticamente e preparati alla chiamata invece dell'Agenzia delle Entrate, quella vera, però non... porca miseria, quella sì, quella l'ho bloccata, non ti preoccupare. Ciao Angela! Grazie a te, grazie ragazzi! Ciao Angela, un bacio, ciao ciao ciao! Un bacio! No, vabbè, raga, Angela non c'è cascata, ci sono rimasta malissimo, io speravo dentro di me che ci credesse, però... Niente, chiamiamo invece la Galdo che mi sta dicendo, la Galdo vuole intervenire, quindi evidentemente i servizi segreti hanno, come dire, liberato un secondo Valentina, come vi avevo spiegato, Valentina era legata ad una fune in maniera proprio tipo Tarzan. Vale! No, stavo dicendo che tu sei legata, come direbbero i servizi segreti, come un salame appeso in rosticceria, ma ti hanno liberato quelli della CIA? Io sono magnata. Ecco, molto bene, molto bene. Avvicina, mi raccomando, il telefono alla bocca di rose, come si suol dire, perché sennò ti sentiamo a scatti. Mi senti? Ti sentiamo. Come va, Vale? Che sei in missione segreta? Non più tanto segreto. Ride, niente. Lei vuole intervenire e poi ride. È la no, io volevo intervenire. Volevo intervenire. Sì. Ok? Perché volevo fare gli auguri per domani a tutte le mamme, alle nostre mamme, cioè di noi che lavoriamo a Radio Blasi. Oh, anche la mia che in questo momento è al lavoro dalla prefetta. Soprattutto la tua. Guarda, la mia mamma che è veramente una donna con tutta di un pezzo, è tutta di un pezzo mia mamma, 1,20 m tutta di un pezzo. Beh, diciamo come la figlia. Io no, sono un po' più a pezzi, nel senso che lo sappiamo tutti che mi ha preso una macchina in pieno e mi sono distrutta, quindi sono come un puzzle io in questo momento, un puzzle ortopedico. Senti, Vale, dimmi. Telefonici. Come? Come vanno gli scherzi telefonici? Allora, Mirko Costanza ci è caduto in pieno. Poi? L'Angela Castucci no. Ho capito. Va bene, senti, io ti volevo far salutare un attimo da una persona che è qua accanto a me. Vai, chissà chi è, chissà chi l'è, chissà chi l'è. Chi è? Possiamo immaginare. La Galdo si è fumata veramente una quantità di droga di unicorno veramente pazzesca. Pronto, ospite misterioso? Sì, pronto. No, questa a me suona più di voce minacciosa che... Brava, che una... bello e capito. Più che una telefonata di cortesia mi sembra una telefonata di cortesia. Addio Valentina, Valentina Diamante, grazie per il lavoro svolto qui a Radio Plastic. Grazie Mau, veramente. Come stai, tesoro mio unico inimitabile? Senti bene, un po' tornato dalla giornata, saluti agli ascoltatori di Radio Plastic. Devo dire che ho avuto di sentire l'intervista di mezzanotte, ho avuto modo di sentire anche qualche scherzo telefonico durante il nostro fare quotidiano, che devo dire è stato ben svelato da te ad Angela Castucci. Sì. Che non è più un segreto quello che abbiamo fatto oggi, devo dire è stato molto divertente. Chissà, magari Valentina. Considerateci già davanti alla posta rossa. Assolutamente, assolutamente. Ma l'hai messa te la foto su Facebook, il grande fratello. Vale, voglio far sentire agli ascoltatori che noi abbiamo già le chiavi della casa, non so se si sentono.
Sì, grazie, grazie. E vorrei dirti, Maurizio, che purtroppo tu mi hai insegnato che ogni 3 o 4 minuti bisogna mandare una canzone. Quindi è il momento di tu, saluta tu, grazie. Ok, No. no, ok, perfetto. Allora, noi salutiamo. Davvero, vincendo il fatto musicale, giustamente. Allora, Vale, brava, bellissima puntata. Poi ti manderò un'email Di licenziamento. di licenziamento, no? Tra i miei diamanti di Radio Speak, proprio. Ma cosa Signore, dici? non posso. Però mi raccomando, quando andate ad ascoltare Valentina ogni sabato alle 16:30, chi te l'ha chiesto, e tutti i programmi di Radio Speak, insomma, una vasta programmazione. Da dove rimanere Certo. anche il sito, perché se non c'è il sito, Maurizio, vorrei dirti l'accesso. che ho seguito in maniera spasmodica e quasi eiaculante la tua scaletta e quindi ho ricordato il sito, ho ricordato l'ufficio stampa. Anzi, ripetiamoli ancora una volta. Il sito work in progress www.radioplastic.it, dove potrete trovare tutti i programmi di Radio Plastic e un po' di curiosità anche su noi presentatori o se possiamo definirci tali. Il nostro ufficio stampa www.radioplastic.com, dove troverete articoli sugli ospiti, insomma un po' su tutti. È un sito, tra l'altro, come dire, controllato dall'alto, quasi dalla CIA. Ogni tanto ci entriamo, ogni tanto no. Boh, chi è che ci odia così tanto? Ma comunque, comanda Valentina, continuiamo il caldo, manda un saluto. Volevo mandare un saluto a tutti, vi bacio, vi abbraccio e mi raccomando, allora, al posto signorina Maravigliano, mi raccomando, cercate ogni mattina di lavarvi la sola faccia, baci dall'alto. Madonna santa, io dovevo non chiamare, io lo sapevo che... Ciao ragazzi, grazie, siete stati carinissimi. Anche tu, ciao. Siete dolcissimi, mi raccomando, non cambiate mai, ragazzi, siete fantastici, grazie mille. Grazie a te per lo spazio, ciao. Figurati, sarà un piacere non replicarlo più. Comunque, stavamo dicendo, ragazzi, questi sono stati Mauriziano e Valentina Caldo, non è vero, facciamogli un applauso perché io li adoro. Noi abbiamo questo rapporto per cui ci prendiamo in giro e tutto, però in realtà c'è diciamo una foto, un affetto spasmodico. E quindi, ragazzi, visto che io ormai ho superato le 2 ore di programma, vi mando una canzone e poi ci salutiamo per poi riascoltarci e non rivederci, finalmente l'ho capito, settimana prossima. Ciao ragazzi, ora vi lascio a Francesco De Gregori e la Donna Cannone. Butterò questo mio enorme cuore tra le stelle un giorno, giuro che lo farò. E oltre l'azzurro della tenda, nell'azzurro io volerò. Quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. Faccia ai maligni e ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà. E dalla bocca del cannone una canzone suonerà. Con le mani, amore, per le mani ti prenderò, e senza dire parole nel mio cuore ti porterò, e non avrò paura se non sarò bella come dici tu, ma voleremo in cielo in carne e ossa, non torneremo più.
così la donna cannone, quell'enorme mistero volò, tutta sola verso un cielo nero, nero si incamminò. Tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono che non erano mai stati lì. E con le mani, amore, con le mani ti prenderò, e senza dire parole nel mio cuore ti porterò. E non avrò paura se non sarò bella come vuoi tu, ma voleremo in cielo in carne e ossa, non torneremo più. E senza fame, senza sete, e senza aria, senza rete, voleremo via. Ragazzi, con quella che è la sigla di Ma chi te l'ha chiesto, io vi saluto, ringrazio i miei ospiti, ringrazio Michele Lanzerotti di Amici, ringrazio Silvia Mezzanotte, e ci siamo un po' dilungati, però questa cosa che gli scherzi telefonici la volevo fare. Mando un bacio a Valentina Gatto, comunque è riuscita a intervenire, al nostro boss Mauriziano, e vi invito nuovamente ad andare a vedere il sito della radio, il sito ufficio stampa, dove troverete tutte le nostre informazioni e like alla pagina di Ma chi te l'ha chiesto. Noi ci sentiamo sabato prossimo, e che dire, regà, mi raccomando, fate i bravi, non litigate, famo i buoni, e soprattutto divertiamoci sempre. Ciao ragazzi, a settimana prossima, un bacio enorme, io vi lascio con la mia unica inimitabile Vado matta per il lardo, ciao! Perché io vado matta per il lardo, non per gli agrumi. Vado matta per il lardo, non per gli agrumi. Vado matta per il lardo, non per gli agrumi. Vado matta per il lardo, sì, è abbastanza chiaro, non porto la 42, ma posso shakerare come bisogna far. Perché ho quel boom boom che tutti gli uomini cercano, in curvi giusto, nei punti giusti. Vedo le riviste che usano Photoshop, sappiamo che quella roba non è vera, ok? Se sei bella faglielo vedere, perché ogni centimetro di te è perfetto, dalla testa ai piedi. Se mia mamma mi diceva di non preoccuparmi del mio peso, ai ragazzi piace toccare la carne di notte. Sai, non voglio essere uno stecchino, una Barbie doll. Così se questo che ti piace lo puoi shakerare. Perché io vado matta per il lardo, non per gli